Andiamo a vedere l'Intertempo, deve recuperare 3 decimi, è in ritardo contro un sorprendente Fabrizio De Simone. Attenzione alla staccata, ingresso e prende un errore, un rischio incredibile, e perde però del tempo preziosissimo. Lì aveva fatto già un numero, non ce la fa sicuramente a andare in fondo. È entrato fortissimo nella chicana, però aspetterei a dire l'ultima parola. È entrato fortissimo nella chicana, è uscito molto largo, comunque quando è andato sulla terra era quasi da, quindi è possibile che abbia perso meno di quello che sembrava dall'inizio. Il cronometro è vero, incredibile, incredibile, è in vantaggio, hai ragione, è veramente sorprendente come riesce a interpretare, come essere stato alla guida di questa macchina ti aiuti a capire. Non ha tolto gas, ha fatto un numero da brivido che dopo 20 minuti ci farà rivedere. Si sta giocando una pole storica sul filo del record della pista. Ultima variante per Piedone Giovanardi contro la BMW della CPM guidata da De Simone. Attenzione, Giovanardi contro De Simone per la pole position del settimo round del Superturismo. In pole Fabrizio Giovanardi, Alfa 155, incredibile.